Siciliani, eseguiremo una sinfonia, soppiantata dalla sinfonia della Gazzalana stavolta, e arrangiata per due chitarre da Mauro Giuliani. Spesso Giuliani, queste opere le suonava anche con la figlia, che era una chitarrista, non ha raggiunto la notorietà del padre, però si è dedicata anche lei a suonare la chitarra. Thank you.
Grazie. È la prima volta che suoniamo insieme, comunque. Non è che abbiamo un repertorio. Io credo che come maestri voi lanciate le stesse
gli stessi insegnamenti, le stesse cose, però poi c'è qualcuno che ti segue di più. Diciamo che noi cerchiamo sempre di personalizzare l'insegnamento, perché se non si facessero tutte uguali, personalizziamo in base allo studente, se uno studente che studia tanto, vuole studiare un programma che deve poco. Comunque cerchiamo di fare per ognuno un corso per corso. Quindi si incoraggia ognuno. Questa è una cosa che appunto non mette limiti, ecco, questa qua ci vuole proprio la passione. Posso dire? 19. Quindi sei 19. E anche un percorso, perché poi c'è tutto lo studio di tutte le altre materie. Cioè, in questo caso sì. Bisogna proprio ricavare del tempo. Allora, posso chiedere ai miei migliori ospiti per l'occasione se hanno qualche altra cosa da chiedere a questo duo di allievo e maestro, se c'è. Intanto vi dobbiamo ringraziare. Cioè, io non posso che continuare a ringraziarvi di questa generosità. Sia nel proporvi e nell'accettare i nostri inviti, perché poi appunto capisco che sono sempre soldi. La sala è bellissima, la bellissima sala che... Ecco, come acustica. No, il suono non ricordava bene, come io la sentivo. Di solito noi che suoniamo la sentiamo di meno. In questo caso però tornava bene e è buono quando torna il suono, perché uno lo riesce a controllare. Ma anche l'altra volta, ottima la verità, anche come canto è uscita. Si canta molto bene perché il suono ritorna, non viene variato, è il suono naturale che arriva sentendo anche di qua, il pubblico, così anche quando siamo dall'altra parte, è proprio una sala da concerti, è un grande spazio, è bellissimo proprio da poter far fluire a tutti i genovesi, che forse non lo conoscono. Perché come dicevano i colleghi l'altra volta, sembra di essere a Vienna, solo che i viennesi lo sanno che ce l'hanno, i genovesi non sanno che hanno questi spazi meravigliosi, che sono sicuramente... È una caratteristica genovese. Sì, cose, sì. E poi stupirsi che vadano bene per determinate occasioni. Perfetta. Se era una sala da ballo, comunque la musica c'entrava, certo. Quindi in qualche modo non dovremmo scoprirci in questo. È che comunque speriamo di sviluppare questi incontri. Qui ho anche un professore di matematica alla quale io avevo dedicato, cioè nel senso avevamo dedicato degli incontri anche sulle letture e sulla matematica applicata, volevamo anche fare un incontro applicata alla musica, perché è una cosa importantissima, avendo anche un maestro, potremmo in qualche modo un professore vedere di realizzarlo questo tema. Me l'aveva proposto proprio un musicista che era venuto nell'incontro che avevamo fatto giusto su Luciano Berio. Adesso lei mi ha fatto venire in mente queste cose. Se fate questa cosa su Berio, quindi ci ripromettiamo. Abbiamo delle agende belle piene in questi anni, dedicate un po' dei temi che ricorrono, però siccome uno delle missioni un po' di questa biblioteca è anche far conoscere l'aspetto musicale, perché abbiamo dei figli musicali molto importanti qua, che sarebbe bello proprio farli anche conoscere e quindi direi che le prospettive per poter fare giusto un incontro di questo genere ci sono tutte, quindi si tratta di organizzarci e poi di pubblicizzarlo bene, perché appunto un'altra cosa che è importantissima è la comunicazione, quindi dobbiamo programmarlo al meglio e poi dirlo bene nei luoghi, insomma, competenti. Quindi se non ci sono delle altre, veramente ho parlato sempre io, ma comunque è giusto la nostra cantante. E quindi ricordiamo anche che appunto sia Marita Cecchini è una soprano del Carlo Felice, quindi importante
ricordare il nostro teatro dell'opera, tutti i lavori che fanno e tutte le promozioni che fanno per farsi appunto apprezzare, conoscere, non solo a Genova come sappiamo, e sappiamo anche le difficoltà che ci sono state, che ci sono e le abbiamo anche noi, quindi insomma tutti gli istituti un po' più articolati, un po' più, come posso dire, ricchi di patrimoni, poi chiaramente ci sono momenti storici in cui fanno un pochino più fatica, però appunto l'entusiasmo c'è, il raccordarsi insieme, di cercare di lavorare insieme, questo non può che premiarci. Quindi io vi ringrazio, vi tengo la mano se complimenti. Grazie.